Gusto e territorio, strategie e visioni per il futuro dell'enogastronomia. E questo è il tema del dibattito approfondito sull'enogastronomia organizzato da Food Brand Marche a Montelparo nell'entroterra fermano. Un'occasione per esplorare l'evoluzione del mercato dei prodotti enogastronomici tra innovazione, prospettive per le aziende emergenti, enoturismo, dove i borghi come Montelparo hanno un ruolo significativo. Un aspetto distintivo del convegno è stato il focus sui vini bianchi prodotti a partire da uve rosse, esplorando tecniche innovative di vinificazione e le implicazioni di mercato di questa interessante nicchia. Il convegno si è aperto con i saluti del sindaco di Montelparo, Marino Screpanti, e del consigliere regionale e membro del Comitato Europeo delle Regioni, Andrea Puzzu. Relatori Alberto Mazzoni, direttore Food Brand Marche, professor Gabriele Micozzi, specializzato in marketing strategico all'Università Politecnica delle Marche, e Veronique Angeletti, giornalista del Corriere Adriatico. Nell'occasione si è parlato anche di Deviango, un sangiovese vinificato in bianco prodotto da quattro cantine del territorio: la cantina di Ruscio di Campofilone, la cantina Casale Vitali di Montelparo, la cantina Geminiani di Montalto delle Marche e l'azienda Vittorini Nico Speranza di Mon San Pietro Morico, coordinate dall'enologo Matteo Lupi. Deviango perché è un nome che abbiamo tirato fuori essendo legato così alla nostra storia, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Infatti è un termine dialettale che indica una persona vestita di bianco. E così in questo modo andiamo a descrivere il nostro nuovo vino che abbiamo prodotto, che è un Sangiovese vinificato in bianco. Deviango perché è un sangiovese, quindi un'uva diciamo rossa, con la bacca rossa, che però noi del Deviango Boys la facciamo, lo vinifichiamo in bianco appunto, per cui otteniamo un vino dal colore bianco. E Deviango perché questa idea addirittura è venuta fuori da uno dei Deviango Boys, da Nico. Addirittura lui è di origine venete, perché in dialetto marchigiano Deviango significa di bianco, per cui un sangiovese vestito di bianco, insomma, per questo Deviango. Perché Deviango rappresenta il territorio, rappresenta un territorio, è la particolarità del nostro territorio. Un sangiovese che per la sua fisiologia viene stravolto appunto da un ambiente pedoclimatico particolare e quindi ecco qui che abbiamo un'eccezionalità, un'unicità nelle nostre zone. Deviango perché è stato un'evoluzione naturale del nostro territorio, perché volevamo valorizzare le uve che naturalmente vengono in questo territorio, che hanno una fisiologia di crescita diversa rispetto ad altri territori. Infatti le alte colline della Valle dell'Aso danno al vitigno sangiovese una fisiologia di crescita diversa e che lo rendono ideale per la produzione di un vino bianco. E quindi abbiamo voluto valorizzarlo mettendo insieme quattro produttori con un unico packaging in modo da essere più riconoscibili e quindi avere un successo sul mercato maggiore. Food Brand Marche è l'associazione dei produttori che raccoglie 3.000 aziende sul territorio regionale, che oggi ha 9 consorzi di tutela, perciò siamo un consorzio strutturato da nord a sud. Ha voluto partecipare a questo evento perché reputiamo che l'agricoltura sia in mano ai giovani, perciò la presenza di quattro giovani che si mettono insieme per fare un vino molto particolare, questo vino De Bianco, che è un IGT Marche bianco, da uve sangiovese, sicuramente è una cosa molto importante per il territorio, perché tutti i territori debbono comunque dare un'espressione di ciò che sono in grado di produrre. Su questa vallata dell'Aso, che parte da Pedazzo e arriva fino praticamente all'interno, sui Monti Sibillini, dobbiamo dire, va comunque in qualche modo curata, perché è un'espressione molto importante della nostra regione, è un'espressione importante anche a livello della frutta, che deve essere un discorso del biologico che noi sosteniamo fortemente, ma nello stesso tempo su questa realtà ci sono tante cantine che possono far partecipare, che possono far parte del sistema dell'enoturismo, dove noi teniamo molto per creare una rete che parte da nord a sud delle Marche, affinché qualsiasi turista che viene nelle Marche possa visitare i nostri territori, cercare le nostre cantine,
visitare i nostri borghi, visitare i nostri teatri, assaggiare i nostri prodotti certificati, perché sono l'espressione più importante che possiamo dare a un sistema di turismo che oggi è sempre più vicino alle esigenze marchigiane, che sono quelle di un turismo lento e di un turismo di prossimità. Ritengo che il progetto Food Brand Marche, sviluppato da Alberto Mazzoni, sia un'iniziativa unica nel panorama italiano. Oltre 8 consorzi, 3.000 produttori che riescono ad avere un'identità e una garanzia nei confronti del consumatore. È un progetto che sa valorizzare i territori, ma è un'opportunità anche per la distribuzione e per l'intera filiera distributiva. Oggi con il marketing possiamo portare un valore enorme nelle Marche, una regione ricca di eccellenze e ricca di rarità. Essere qui e assaggiare questo vino è stata una sorpresa enorme, perché è un vino che veramente riflette tante anime del territorio, un'anima audace, questa trasformazione dell'uva rossa in un bianco elegante, che è bevibile con tutto quanto, e poi il fatto stesso che sono dei ragazzi che hanno avuto questo progetto, credo che noi abbiamo un grande vino e qualcosa che può trascinare un'economia del territorio, a radice, a espressione, a cultura, e è stato veramente un piacere stare qui.